del territorio. Ultimamente sta utilizzando in modo ampio la fototrappola, cioè la telecamera che scatta fotografie, che abbiamo in dotazione, abbiamo due, e non ultimo, mi dicevano i colleghi, anche l'altro ieri in via Somigliana, dove c'è il centro di raccolta, sono stati individuati grazie a questa telecamera due soggetti che hanno abbandonato dei rifiuti all'esterno del centro di raccolta. Questo comporterà conseguentemente l'obbligo di ripristino dell'area e le sanzioni previste dal testo unico ambientale. Lo utilizziamo con molta frequenza e questo lo riusciamo a fare oggi meglio di ieri grazie alla collaborazione che abbiamo con le guardie ecologiche volontarie che sono state istruite e formate l'anno scorso dal settore ambiente. Hanno gestito 68 interventi per abbandono dei rifiuti, 8 interventi in materia di amianto, 76 interventi per l'errato conferimento dei rifiuti nell'ambito della raccolta dei rifiuti urbani, 103 interventi per la vegetazione pericolosa. Questo è un vecchio tema, ma non si dica che non è presidiato dalla polizia locale, che è appunto il tema legato al verde, le fronde degli alberi su terreni privati che non invadono, diciamo, direttamente la carreggiata, ma divengono pericolosi a fronte di eventi meteorologici quali nevicate, vento o comunque situazioni emergenti.